Il meglio degli eventi sportivi. Una Maggioni Righi che torna finalmente alla ribalta dopo 2 anni di silenzio forzato, causa pandemia, nel segno delle novità ma anche della voglia, come ormai da oltre 40 anni, di dare spazio al calcio giovanile di qualità, oltre che portare il buon nome di Borgaro ai più alti livelli possibili. Nella serata di lunedì 4 aprile, la sempre elegante cornice del Teleatlantic ha fatto da sfondo la presentazione ufficiale della 41esima edizione della competizione targata SD Borgaro Nobis 1965. Kermesse che è stata allestita sotto l'egida della FGC, della LND e con il patrocinio della Regione Piemonte, città di Borgaro e CONI. Il presidente, Pier Giorgio Perona, ha fatto gli onori di casa e ha ribadito la volontà da parte di tutti di tornare a offrire una bella 4 giorni di sport dopo questi anni difficili, che hanno messo tutti a dura prova, ma hanno anche confermato la volontà della gente, degli appassionati, di non lasciare nulla di intentato e anzi cercare di fare qualcosa di nuovo. I cambiamenti sostanziali della 41esima edizione del trofeo dedicato a 2 indimenticati giocatori del club gialloblu sono la riduzione del numero di squadre del torneo maschile e l'introduzione della prima manifestazione dedicata invece a quello femminile. Un mutamento che conferma la volontà degli organizzatori di guardare avanti e di far sì che dal 15 al 18 aprile prossimi si possa tornare a godere di uno spettacolo di qualità, dove i campioni del domani mettano in mostra oggi le loro attitudini e capacità. Il meglio degli eventi sportivi.